Un'accoglienza da stadio per il vescovo di Padova, Monsignor Mattiazzo, in una piazza in festa sull'onda di centinaia di ramoscelli d'ulivo agitati al suo passaggio. Una marea umana di ragazzini e di colori per dire ancora una volta che si può essere chiesa anche e soprattutto nella gioia, nella condivisione e nell'ascolto. È stata questa la cornice che ha animato la festa delle palme della diocesi di Padova, tradizionale appuntamento per l'Azione Cattolica Ragazzi che di anno in anno si fa più numeroso e partecipato. Un'occasione per giocare sopra e sotto il palco e per imparare ad essere comunità che sa camminare davvero con lo stesso passo. Con questa giovanissima comunità, Monsignor Mattiazzo ha voluto giocare senza mai dimenticare i contenuti profondi dell'essere tutti insieme Chiesa. Lo ha fatto con il linguaggio semplice di chi sa stare in mezzo ai ragazzi, raccontando non solo la novità di una storia vecchia più di 2000 anni, ma anche l'umanità del Padre Vescovo, i compiti misteriosi della fede. I compiti del Vescovo non sono i compiti per casa, sono quelli che vengono da Gesù. Allora Gesù, come sapete, ha fondato lui la Chiesa, non ha fondata nessun uomo. Quindi la Chiesa andrà sempre avanti fino alla fine del mondo perché ha come fondatore Gesù. Ci sono come dei segreti da scoprire. La fede non è una cosa così banale, superficiale, è molto profonda. Allora io penso che i ragazzi dell'ACR sono coloro che devono sempre andare alla scoperta di segreti, specialmente i segreti che ha portato Gesù. Grandi sollecitazioni sulla fede, sull'essere vescovo, sul senso del sentirsi comunità, sul mistero della vita di Cristo in questa festa delle palme targata Padova. Temi importanti ed impegnativi che non per questo hanno però rinunciato al clima leggero e sorridente della festa. Una festa che si è allargata anche a comprendere degli auguri speciali, quelli per il compleanno e per l'ordinazione episcopale del vescovo Antonio, scanditi ovviamente in coro. Tanti auguri.